Enologia tradizionale volume 1 è il titolo del libro presentato questa sera presso la sala Storto Vaselli di Palazzo Ferri, organizzato come sempre dalla Fondazione Museale, presieduta dalla professoressa Adele Cicchitti, che ha moderato anche la serata. Una serata interessante che ha sviluppato tante tematiche. Sì, buonasera, è stata una serata interessante anche perché è il primo testo sul vino scritto da una tessano per una città che ha il titolo di Città del Vino. Quindi ci saremmo aspettati da anni che ci fossero degli studi, degli approfondimenti. Questo è un primo passo da parte di Alessandro, che ha fatto una ricerca molto ampia, molto approfondita. Il suo testo è ricco di informazioni, di curiosità, di interessi vari. E poi c'è la produzione del vino, a cui lui si è dedicato come una sorta di sfida proprio nella sua vita, e si è in qualche modo riconfrontato con la produzione del vino, con lo stesso, con passione, con interesse. E quindi abbiamo da una parte la teoria e dall'altra la pratica. Ci saranno altre serate di questo tenore? No, noi facciamo presentazioni di testi ormai da anni, e nell'ultimo anno veramente abbiamo presentato testi importanti, che sono saggi critici e quasi sempre testi che hanno alle spalle una preparazione anche molto approfondita, degli studi, delle ricerche e così via. Qualche volta presentiamo anche dei testi di narrativa a seconda delle richieste che abbiamo. Devo dire la verità che molti ci contattano perché sono contenti e tutti lodano la serietà, l'impegno con cui portiamo avanti queste nostre attività, e soprattutto quando c'è la presentazione di un testo cerchiamo di valorizzare al massimo sia l'autore e sia i contenuti dei testi presentati. Il dottor Saverio Alberti è un oncologo di fama internazionale che oggi, per amicizia con l'autore Alessandro Zaccagni ma anche con altri cittadini atessani, è voluto essere qui presente a tutti i costi alla presentazione di questo libro dedicato al vino, un mondo che lei non conosce così perfettamente come la materia della quale è grande e affermato professionista, però ha voluto dare il suo prezioso contributo. Mi ha fatto molto piacere essere qui questa sera. Alessandro è un vecchio amico di cui conosco tutte le qualità e ho seguito per tanti anni come ha sviluppato i suoi metodi di vinificazione e tutto il pensiero che sta dietro, la parte filosofica, la parte di ricerca, la parte di trovare cose nuove. Il modo di vinificare che ha Alessandro è assolutamente unico. Tra l'altro l'ha conosciuto non per il vino né tantomeno per la sua attività medica, ma per il karate. Assolutamente sì, Alessandro è venuto nella palestra in cui stavo già a Lanciano e per 7 anni ci siamo allenati assieme. Complimenti ad Alessandro, perché venire da Atessa 2 volte alla settimana a Lanciano non è banale, poi non a far la passeggiata ma allenamenti molto intensi, e siamo cresciuti come amici, commilitoni, faticando assieme, quindi il rapporto è bellissimo. Si è fatto un'idea, bere ma con moderazione? No, io sono veneto e se posso correggere un piccolissimo stereotipo, vengo da una regione in cui si beve molto bene e in cui viene poco tollerato l'eccesso, poi che si beve frequentemente, questo si sa, insomma. Quindi lo stesso spirito con Alessandro, gustare assieme il vino migliore in compagnia. Alessandro Zaccagni è il protagonista di questa interessantissima serata presso la sala Storto Vaselli per la presentazione di un libro dedicato al vino. È una primizia, come diceva la professoressa Cicchitti, perché prima d'ora nessun atessano aveva scritto un libro sul vino, ricordando che Atessa fa parte del circuito delle città del vino. Grazie Antonio, grazie del servizio che hai fatto. Sì, questo diciamo che, se non sbaglio, in Abruzzo è il secondo in quest'anno, dell'anno scorso, tra virgolette. È un libro che parla effettivamente
sia della storia del vino, spazia dalla storia del vino, arriva ai livelli tecnici della fermentazione, microbiologia del vino, e poi naturalmente c'è tutta insieme c'è la mia storia biografica con i vissuti tra chef e quant'altro ancora, con mio padre, con il pastificio. E quindi è un bel libro, sono contento, non perché l'ho fatto io, però effettivamente ha avuto anche un bel, è stato messo nelle classifiche, nei primi posti, a fianco a libri effettivamente molto più, come dire, pesanti, dei francesi come Rebeau, Gaillonte e quanti altri ancora. Quindi sono molto soddisfatto, anche questa sera è uscita una bellissima serata, e niente, grazie ancora. Una serata alla quale hanno partecipato tanti amici, anche qualificati, lo hanno fatto a titolo personale per l'affetto che provano per te. Sì, c'è Saverio, collega di karate da oltre 20 anni, siamo stati in giro e tutte le volte che andavamo in giro con l'arte marziale, con il karate, siamo karateki, e in poche parole c'era l'abbinamento con il vino. Quindi nel Friuli abbiamo avuto esperienze pure lì con il vino. E poi siamo stati pure in Toscana, a Follonica, nello stage sempre di karate, stessa cosa con il Sangiovese, famoso Sangiovese, che come sappiamo è il papà di tutti i vitigni. E quindi niente, contento di questa sera. Salutiamo anche il dottor Pasquale Dieri, mio amico, che mi diede uno stetoscopio per sentire le fermentazioni, cioè addirittura era uno stetoscopio a doppio tubo, da cardiologo se non sbaglio, amplificato per sentire le fermentazioni, che effettivamente hanno dato il loro risultato, e tutto naturalmente raccontato nel libro. Il libro parla di volume 1, quindi si sottintende che probabilmente ci sarà un seguito. Ma veramente ce ne stanno già altri 2, solo che quelli diciamo che sono un po' più delicati a livello di, come dire, di spessore tecnico, però sono un po' più lunghi. Cioè, il primo penso che uscirà un altro anno, e l'altro dobbiamo aspettare un po' di tempo. Vabbè, senza dire di che cosa parlano, è sempre un continuo, perché comunque la storia del vino, l'enologia, comunque è un discorso che è immenso. Cioè, è difficile dire, cioè chiudere la storia del vino con un libro è impossibile, anche se questo, il primo, ha 334 pagine, 49 sottocapitoli e 7 capitoli, cioè, effettivamente di roba ce n'è, però non è, come dire, è un puntino in mezzo a un disegno esagerato di grandissimo, un quadro enorme, un puntino di colore, diciamo così.